Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, vi do il benvenuto in questo appuntamento consuetudinale concernente ciò che avviene in Russia. Allora, in questa puntata noi parleremo della possibilità di introdurre l'abolizione dei visti in regime di reciprocità tra Italia e Russia. Dico subito che questa ipotesi è molto molto improbabile, è molto improbabile non tanto perché a livello di comodità non se ne traggono di vantaggi, ma proprio perché ci sono dei motivi di fondo che vanno a impedire l'attuazione di questa proposta. A tal proposito, do la parola all'esperto russofilo del nostro sito internet, ovvero Domine Dio, il quale approfondirà l'argomento. Allora, Domine Dio, quali sono i motivi di fondo per cui la Russia non introdurrà mai l'abolizione dei visti per i cittadini dell'Unione Europea, dal tuo punto di vista? Prima di tutto esistono due motivi. Il primo motivo è solo che l'accordo non riguarda solo l'Italia, ma deve riguardare tutti i paesi della comunità europea, perché l'accordo, ricordiamo, è sempre fra Europa e Russia. Se noi sappiamo benissimo che se dipendesse dall'Italia i visti l'avrebbero già tolti dal punto di vista europeo, però all'interno dell'Europa, che questa è una coalizione, ci sono dei membri che Forte resistenza, non avranno mai giustamente. visto. Ci sono delle forti resistenze, diciamo, per togliere questo visto, che derivano principalmente dai paesi del Nord Europa. I paesi del Nord Europa hanno una cultura simile alla Russia per quanto riguarda, special modo, il concetto di sgrillettata, come ben sappiamo dalle nostre precedenti puntate. Ma a differenza della Russia, che esiste il problema dell'istituzionalizzazione della sgrillettata. Nel caso in cui il visto venisse tolto, i paesi del nord Europa, l'area Germania, Inghilterra, Parliamo anche dei paesi Irlanda, scandinavi Svezia, comunque. Danimarca, loro avrebbero paura che molte sgrillettate russe, primo aereo, vengano a partire direttamente nel loro paese. Dopo a quel punto, una Beh, quello è volta che automatico, hanno già avuto l'esperienza di paesi ex Russia, ovvero i paesi delle Repubbliche Baltiche, che come questi hanno preso la possibilità di viaggiare liberamente nell'area Schengen. Hanno invaso Irlanda e Inghilterra come le e non solo cavie anche per Danimarca, partorire e prendere i sussidi. non solo anche Danimarca, su quindi esiste, diciamo, una paura, anzi diciamo L'hanno già pure, sperimentato in effetti, sì. esiste una paura da parte di questi paesi, perché ricordiamo sempre che alcuni paesi sono considerati paesi cavia dai paesi più grandi, per dire gli stati del Baltico sono stati cavia per Sì, lo vedere so cosa benissimo. Noi sarebbe. prendiamo per esempio la Lettonia, prendiamo la regione di Daugavpils. La regione di Daugavpils in realtà è la Russia in miniatura. Voi sapete benissimo che se andate in Italia c'è un posto dove c'è l'Italia in miniatura. Daugavpils, la regione di Daugavpils, sta nell'Europa come fosse una piccola Russia in miniatura. Anzi, addirittura ci sono più russi ad Daugavpils in percentuale che a Mosca e San Pietroburgo, perché se andate in giro per le strade, perlomeno ad Daugavpils non vedete armeni, azeri, tutte quelle facce asiatiche, qui non, a Daugavpils in Lettonia non le vedete. Questo piccolo modello ha avuto la possibilità di sperimentare quello che succederebbe nel caso in cui la Russia avesse un regime senza viste nell'Unione Europea. Tant'è che ad Daugavpils, città prevalentemente dove praticamente sono tutti russi, come cosa fanno? Vanno tutti a partorire a Londra o comunque Anche in Danimarca. in Germania, nei paesi dove riescono ad ottenere poi dei sussidi solo con il fatto che fanno lasciare il bambino lì. Sì, questo certamente, ricordiamo insomma che in Unione Europea esistono dei punti, dei paesi che sono dei paesi cavia, che vengono utilizzati dai paesi dominanti per vedere quello che succede. La Lettonia è stata utilizzata da parte dei tedeschi, che hanno insistito per farli entrare in Schengen, per vedere in esperimento cosa sarebbe successo se la Russia entrasse e avesse un sistema senza visti. Alla fine hanno tirato, lo stesso è stato utilizzato dall'Inghilterra, perché dicono
è una Russia di 2 milioni di persone, quello che succede adesso in Lettonia succederà poi in Russia. La cosa che è successa è stata una forte migrazione, un forte turismo del welfare, così chiamato, che ha... approfittatori, diciamo, gente che si trasferisce solamente perché andando in un altro paese, facendo nascere il bambino lì, può usufruire di tutti i sistemi che il paese mette a garanzia sociale. Esatto, che il paese mette a garanzia sociale. Oltretutto consideriamo che, essendo a quel punto la sgrillettata madre di un figlio tedesco, di un figlio danese o di un figlio norvegese, non potrebbe nemmeno venire espulsa, perché sarebbe la madre, quindi facendo nascere il bambino sul posto godrebbe comunque degli stessi diritti che godrebbe nel caso in cui fosse una persona originaria del posto. Questo naturalmente già è successo con la Lettonia, con i paesi del Baltico. C'è stata poi una forte reazione anti-europea in questi stati, perché ricordiamo che molti movimenti, tipo i veri finnici in Finlandia, oppure il UK Independent Party, si sono formati e hanno acquisito consenso solo e soprattutto in seguito a questa apertura. L'effetto dell'apertura, dell'eliminazione dei visti per la Russia, avrebbe un effetto su questi paesi alquanto devastante in termini finanziari e in termini di numero, perché ricordiamo che la Russia sono 200 milioni di persone. Se sulla Lettonia, che sono 2 milioni di persone, circa il 40% sono andate a partorire in un altro paese, l'impatto russo sarebbe un impatto ancora più pesante. Su 200 milioni di persone, sono 145 milioni di persone. 145 milioni di persone significa che noi parliamo di 60 milioni di persone. Comunque sia, questo è, diciamo, l'impedimento da parte europea, è un non pieno consenso da parte di tutti gli stati. Chiaramente noi dell'area del Pellegrino apriremo le porte, se fosse per noi le porte le avessimo già aperte da un bel po'. Però a me risulta che il vero nocciolo della situazione, il vero impedimento, non è tanto costituito da quei 4 o 5 paesi che comunque sia non aderirebbero mai a un regime senza visti tra Unione Europea e Russia, però il vero impedimento, proprio anche da voci di corridoio che mi sono giunte molto attendibili, è la volontà di Mosca di resistere alle invasioni barbariche da parte dei pellegrini, delle flotte di pellegrini che arriverebbero in maniera spropositata soprattutto nella capitale e andrebbero a occupare impieghi e professioni che attualmente si addicono ai cosiddetti usbechi, tagiki e compagnia varia, giusto? Sì, esattamente. Sembra strano, ma sembra che l'opposizione all'apertura dei visti si sia manifestata in maniera trasversale, se si è saldato questo asse fra Russia e stati del nord. Diciamo che la Russia è stata memore di quello che è successo in Ucraina. Cos'è successo in Ucraina? L'Ucraina, diciamo, storicamente rappresenta la cavia della Russia. È stata aperta, c'è stata una forte apertura da parte dell'Ucraina, con Yushchenko è stata osservata un'apertura al regime di visto. Gli ucraini si sono trovati in basi da gente che, in special modo a Kiev, faceva tutto e di tutto per rimanere. Sì, sappiamo benissimo che Kiev è ormai in base da pellegrini. Ma oltretutto questi pellegrini cercano discretamente lavoro anche in altre zone dell'Ucraina, fanno concorrenza, ci sono molti che lavorano, che cercano lavoro come chef. Adesso, detto così, internos, se in Russia dovessero togliere il regime di visti, girando per Mosca nei sottopassi della metropolitana o girando... Sì, per Mosca noi dovremmo
Sentiresti tu sotto nei sottopassi parlare dei dialetti del tipo uè oh amore, ce l'hai la 100.000 lire, te la giochi la 100.000, scegli la carta, scegli le tre carte. Noi sappiamo già benissimo che ci sarebbe un'invasione di questo tipo qui, soprattutto Mosca che è la capitale, e Mosca che è la capitale non ha bisogno di questi personaggi che purtroppo sono anche la vergogna del bel paese. Ce l'hai la 100.000 lire, ce la giochi la... Sì, ma non solo questo, oltretutto consideriamo pure che, diciamo, la differenza fra pellegrini del sud Europa e pellegrini storici russi è che comunque riguarda il fatto che Europa, questi pellegrini storici potente. Sì, non solo l'impatto potente, ma poi consideriamo anche, insomma, che questi pellegrini non parlano un H di russo. No, ma quelli manco parlano italiano, quelli che devono parlare russo. Quindi sarebbero anche da parte del governo russo sarebbero anche già difficilmente integrabili, perché non ci troviamo con un governo, ci troviamo che loro hanno già difficoltà di integrazione degli uzbeki. Ma ricordiamo che con gli uzbeki sono già stati, parliamo da sempre, presenti nell'impero russo, dal tempo degli zar, come i kazaki, i tagiki. Ma se noi consideriamo queste altre popolazioni che non hanno, sono quello di più estraneo per un russo, trovarsi invaso da persone che... Ragazzi, ci scusiamo, c'è stato un problema tecnico, d'altronde oggi con il freddo polare lettone si è interrotta la linea, cercheremo di riprendere da dove eravamo incominciati. Allora, e io stavo dicendo che praticamente che cosa è successo? È successo, sta succedendo, esiste una paura storica russa che si riferisce praticamente al fatto di essere invasi, di essere invasi da queste popolazioni. Ricordiamo che i russi sono grossi appassionati e studiosi di storia, sanno benissimo quello che è già successo in passato negli Stati Uniti, essendo un paese, diciamo, multirazziale come gli Stati Uniti. L'apertura dell'immigrazione portò all'arrivo di molti italiani. Quella casistica lì, anche per chi non conosce la storia, è veramente famosa, perché siamo arrivati al punto che gli italioti fregavano il lavoro agli schiavi. Io mi ricordo, anch'io l'ho studiato a scuola, stiamo parlando del periodo in cui lo schiavismo è stato abolito. Nei campi serviva manodopera a basso costo, e i lavori di immigranti italiani si offrivano al costo inferiore degli ex schiavi che ancora si erano appena tolti le catene, e una manodopera veramente a bassissimo costo. Sì, addirittura qualcuno come il capo del movimento razzista del Ku Klux Klan disse: nonostante abbiamo perso la guerra, come Albert Pike disse, nonostante abbiamo perso la guerra, grazie al cielo sono arrivati gli italiani. Eh sì, per quelli costavano di meno. Poi facevano anche così, arrivava uno, il più scemo, che e gli dicevano: guarda, noi ti diamo da mangiare e dormire, tu intanto fai qualche lavoretto, vai nel campo, prendi l'aratro, tiri, raccogli gli ananas, ti mandiamo a lavorare di qui di lì. Però se c'hai anche magari qualche parente, il fratello così, che non c'ha dove andare, porta anche lui, e vi dividete quei due soldi che vi do, ve li dividete in due, così state sotto il tetto tutte e due, non ti preoccupare. Grazie alla mia generosità vi do il posto da un tetto da stare a tutti e due. Cazzo, ma davvero? No, grazie, non dovevi. No, ma vieni, signori. Tanto poi di mattina ha dato un po' una mano a darare i campi, a strappare, a scavare il canale di Suez. Tanto ha dato un po' una mano e non...
poi dato una mano a mandare avanti la baracca, il tetto sopra la testa dove dormire non vi mancherà mai. Addirittura erano delle volte loro stessi a offrirgli. I proprietari terrieri del sud degli Stati Uniti rimasero addirittura sconcertati perché in una baracca dove gli schiavi vivevano, gli ex schiavi di colori vivevano in quattro, una famiglia di quattro persone, arrivavano gli italiani che ci vivevano in dieci. Siccome questi fatti qui storici sono noti, li sanno tutti, anche gli ignorantoni che non hanno studiato li sanno, la Russia poi è un popolo tradizionalmente dotto, appassionato di storia e le cose da studiare e le va a approfondire fino in fondo, cerca di difendersi da questa invasione di cavallette di cui non trarrà nessun beneficio. Poi sappiamo già, la Russia manodopera a basso costo attualmente ce l'ha già, costituita da, essenzialmente da kazaki e uzbeki. L'arrivo di altri pseudo lavoratori da parte della Centro del Pellegrino non ne hanno bisogno. Alla fine questa gente qui si riverserebbe tutta nelle strade a fare il gioco delle tre carte per tirare avanti e campare alla giornata, oppure anche si riverserebbe nel sistema della criminalità organizzata, cosa che andrebbe ad infierire sulla vivibilità di posti bellissimi come la capitale russa o altre grosse città che sono il fiore all'occhiello di questo bellissimo. Oltretutto consideriamo pure che potrebbero anche nascere tensioni con quelle che sono le altre comunità secondarie, con uzbeki e azeri. Ricordiamo che di fronte, quando impiccarono Sacco e Vanzetti, i primi a protestare, i primi a dire giusto, bisogna impiccare più italiani, furono appunto gli ex schiavi di colore, gli irlandesi, e diverse volte si notarono negli Stati Uniti la presenza e le proteste degli ex schiavi di colore, degli irlandesi, contro la manodopera e l'arrivo di manodopera italiana. Contro l'arrivo di matrimonio italiano, noi russi già sanno che in prospettiva, con l'eliminazione di visti, potremmo trovarci di fronte a manifestazioni di uzbeki, a manifestazioni di azeri che incominciano a protestare a Mosca affermando mandate via gli italiani, ci portano via lavoro, i membri della scintola del Pellegrino ci portano via lavoro. Noi già conosciamo già nel nostro piccolo dei casi come questo. Bisogna dire che l'italiano va in Russia non tanto per lo stipendio, per cui partendo così questi sono disperati che vanno lì pronti a tutto, perché l'italiano, facendo parte della cintola del Pellegrino, si recherà in Russia soprattutto per la gnocca, non guarderà il portafoglio, e questo sarà disposto anche ad andare a dormire sotto il ponte. Noi, siccome di casi così già ne conosciamo, noi conosciamo italiani che sono giunti in Russia pur di rimanere lì, sono andati a vivere nella baracca con dentro i topi, dove neanche l'uzbeko ce l'ha. Cioè, dire che l'uzbeko, lui una sua dignità ce l'ha. L'uzbeko per meno di 10.000 rubli al mese come lavoratore professionista, lui sotto non scende. Mettiamo l'apprendista, si può accontentare di quei 5.000 rubli al mese. Poi lì c'è già la comunità affermata, la brandina dove dormire non gli manca, il tozzo di pane. L'italiano arriverebbe lì proprio la canna del gas, disposto a ridursi schiavitù senza nemmeno percepire quei 4 soldi per magnà. Esatto, questa è la cosa che spaventa. Noi sappiamo anche che in Italia c'è carenza dal punto di vista femminile, la gnocca non si vede, allora sono milioni di italiani che hanno questo miraggio di andare a finire nei paesi dell'est. L'unica cosa che adesso fa da barriera e salva la dignità del glorioso popolo russo è proprio il fatto che il sistema dei visti faccia da filtro potentissimo a tutta questa serie di pellegrini pronti a sbarcare a flotte. Noi sappiamo benissimo che se il visto venisse tolto, già da domani la Russia sarà invasa come le invasioni di cavallette che vanno e si mangiano tutti i campi di grano, non rimarrà più niente della Russia, arriveranno lì. Ricordiamo anche che alcuni altri stati, sono alcune altre capitali, sono già state invase, perché tipo Kiev,
Sopra, anche la costa del Mar Nero, Riga. Si va a Riga, esci di sera e si parla per strada, si parla italiano, non si parla letto in russo, si parla più italiano. Vai negli hotel, si sente parlare italiano, vai in giro. Ci sarebbe l'invasione di disperati, i cosiddetti disperati della domenica, alla canna del gas, disposti a tutto pur di trasferirsi in loco per la gnocca. E questa, ricordiamo che questa invasione è anche dannosa per la stessa immagine del paese che li manda. Quindi paradossalmente loro lo fanno anche per tutelare l'immagine dei paesi. Ricordiamo anche che loro hanno avuto esempi a frotte di quello che è successo, perché ricordiamo ad esempio la costa al Mar Nero bulgaro, è stato un successo questo incontro pazzesco fra pellegrini italiani e sgrillettate russe in territorio bulgaro. Sì, è famosissima la zona di Bulgar, soprattutto sud, la costa del Mar Nero, lato sud Bulgaria, è famosissima proprio per essere una zona di scontro. Lì vediamo essenzialmente la pellegrinaggine acuta scontrarsi contro la russofilia applicata. Abbiamo uno scontro fra titani che sicuramente porta delle complicazioni. E oltretutto consideriamo che queste analisi sono direttamente state fatte dal Cremlino, e considerando anche che la Russia è un grande paese, i suoi strateghi sono perfettamente a conoscenza di ciò che potrebbe accadere. Addirittura si mormora che i russi stessi siano favorevoli a una divisione delle aree netta, una divisione dell'Europa della scintola del pellegrino a livello europeo dalla scintola della spugna europea, in modo da poter concedere l'apertura dei visti solamente ai membri della scintola delle spugna. Sembra insomma che la speculazione anche dell'euro ci sia questo desiderio del governo russo di unirsi con i suoi fratelli nordici contro, che li visti più simili a loro anche da parte del governo, contro, tenendo comunque separati quelli che possano essere i paesi della scintola del pellegrino, perché in casa russa questi paesi fanno comunque paura. Beh, grazie, mi hai dato un bellissimo sollievo, perché sarebbe veramente un peccato vedere città bellissime come Sochi, come Mosca, come San Pietroburgo, vederle invase da personaggi della cinta del pellegrino, i cosiddetti italioti alla canna del gas, vederli per strada, negli angoli, fissare le ragazze e gridare: "Hey, I'm from Italy, how are you? You are very good, you are wonderful, I'm Italian man, come with me, I'm Mr. Maurizio, how are you? I'm Mr. Mario, come with me, I'm Italian. E poi la gente che guarderebbe questi deficienti come per dire: ma questo coglione qui da che paese è arrivato? Ma a parte che già si sa già, questi personaggi qui possono essere essenzialmente italiani, turchi e greci, però la differenza tra gli italiani e i turchi è ben diversa, e te credo che me la sai spiegare. Che differenza c'è tra il pellegrino italico e il pellegrino turco essenzialmente? Esistono due differenze, esiste la prima differenza, una differenza per quanto i turchi siano laici, una differenza di religione, sono comunque islamici, quindi nell'Islam c'è una considerazione della donna comunque subordinata all'uomo. E sì, quindi noi sappiamo benissimo che il pellegrino islamico è amato e considerato dalla donna slava, perché in lui trova la figura paterna. Se il pellegrino islamico, alla donna gli mena, la mena. Se lei non va fuori, non va a più binari, esce fuori. Pellegrino islamico ha il pugno di ferro ed è in grado di
prendere e gestire la situazione. Non solo, addirittura il pellegrino islamico ha dei controlli molto forti nel caso in cui lei beva, perché ricordiamo che per l'Islam è peccato. E poi, oltretutto a quel, oltre che nel caso in cui lei beva, ricordiamo che per un pellegrino islamico, nel caso che in cui lei già 2 volte non abbia voglia di esplicare le funzioni sessuali con lui, per lui, lei già starà andando con qualcun altro. Applica la legge del sospetto preventivo. Quella è la famosissima legge del sospetto preventivo, come non dargli torto. E dice già 2 volte che non ha voglia di trombare, lei già va con qualcun altro, e quindi lui già incomincia a spascattare la repressione. Consideriamo questo, diciamo, già un fatto culturale. Il secondo fatto è che i turchi sono sull'ascesa, l'economia turca sta crescendo. E qui proprio sul fatto economico. La Turchia gioca il suo punto di forza, perché se noi guardiamo il lato Turchia, i turchi sarebbero anche ben visti nell'arrivo nella Russia, perché a chi porta soldi, chi porta ricchezze, chi porta denaro, comunque non gli si sputa in faccia. Ricordiamo addirittura che la Russia, stranamente, addirittura ha tolto proprio il visto per i turchi. Ecco, questa è già una buonissima notizia. Chiaramente i turchi che incominciano a girargli il grano e stanno anche bene economicamente. Noi abbiamo assistito negli ultimi 5 anni, per esempio, a fortissimi investimenti da parte dei turchi, soprattutto in Bielorussia, a Minsk e anche in Ucraina. Adesso questi investimenti, queste ricchezze si stanno anche spostando in Russia, e la Turchia sta partecipando con i suoi uomini d'affare a contribuire essenzialmente e a dare lavoro a paesi dell'ex Unione Sovietica, mentre invece l'italiano, se dovesse arrivare un comunque disponibilità finanziaria di tutti i tempi, andrebbe lì principalmente, eccetto le 4-5 solite aziende che comunque in Russia già ci sono, andrebbe lì a fare l'accattone. E questa è una cosa alla quale la Russia si sta opponendo a tutti i costi. Giusto? Sì, ma come non dargli torto? Vedere già cos'è successo, uomini d'affari, esseri scappati a gambe levate dall'Ucraina, perché ricordiamo dei casi successi in Ucraina a seguito dell'apertura, usciti, scappati a gambe levate con l'ambasciata italiana costretta anche a dargli soldi. Ma io addirittura so dell'Ucraina di casi di italiani che sono per scappare dall'Ucraina si sono anche camuffati mettendosi la parrucca e i baffi finti Sì, per non sì, farsi riconoscere. sì, usciti tipo peggio degli immigrati italiani, me lo Cosiddetti sono qua costretto. con le feste al culo che vanno a fare i gradasti nei paesi dell'est, ma gira gira sotto. Sono tutta gente, prima di tutto sono pochi di buono, gente poca raccomandabile, gente cattiva, rappresentante dell'Italia che va e si recicla all'estero cercando di replicare già le nefandezze che hanno fatto nel nostro paese. Purtroppo l'Italia è un paese che va male grazie anche a questa massa di italioti che sono comunque detestati dalle persone per bene, che non sono un buon portabandiera del nostro bellissimo paese che potrebbe avere tantissimo da offrire, giusto? Giusto, esatto. Ricordiamo pure che queste esperienze fatte nel passato, attraverso anche l'Ucraina come terra cavia, ci lasciano presupporre che quello che per i russi l'apertura del visto se ne parli fra 20 anni. Sì, ma probabilmente non se ne parlerà mai perché non solo l'Ucraina, ma abbiamo visto più o meno cosa è successo in tutti i paesi che hanno dato via libera all'immigrazione selvaggia, nessuno di questi paesi ne ha tratto un vero beneficio. Tutti i paesi poi hanno incrementato i problemi inerenti soprattutto l'ordine sociale e Infatti, l'occupazione.
Infatti ricordiamo anche la dichiarazione dell'Avrov che in maniera molto secca ha detto: per noi quello che è successo in Ucraina con l'apertura dei visti è un buon, e quello che è successo, dico, negli stati, che è successo negli stati baltici è un buon punto di studio per capire quello che succederà alla Russia se apre. Ah, si apre i visti, ricordiamo che Lavrov è uno dei principali oppositori all'eliminazione dei visti. Addirittura ha detto chiaramente che per loro la questione dei visti e i rapporti con questi stati che loro chiamano stati cavia riguarda è simile a quello che era stata per il Sudafrica, per il Sudafrica, la Rhodesia, attuale Zimbabwe, per l'eliminazione dell'apartheid. Ricordiamo che il Sudafrica eliminò l'apartheid 20 anni dopo, perché? Perché a seguito all'apertura di uno stato subordinato, che comunque è stato cavia, come era la Rhodesia di Jan Smith, vide che l'eliminazione dell'apartheid generava disastri, quindi non andava. Così la Russia ha visto quello che è successo in Ucraina, quello che è successo negli stati baltici, quello che è successo anche in molti altri stati dell'est con l'eliminazione dei visti, e quindi ha detto: prendiamo del tempo e vediamo se un giorno la situazione dovesse cambiare, ci penseremo. Sì, adesso da quello che mi risulta a me la situazione attuale è che la Russia, in questo momento abbiamo Lavrov come ministro degli affari esteri, abbiamo la Russia che è disposta all'abolizione dei visti, però prima il patto lo dovete fare voi. Dal patto europeo l'Europa non farà mai più al patto, per cui abbiamo che alla fine non fanno altro che ritardare questo evento di abolizione dei visti che, ai conti fatti, non potrà avvenire mai per ovvie ragioni che abbiamo voluto noi puntualizzare in questa breve però concisa intervista. Ricordiamo sempre anche che nel governo russo Lavrov è il principale oppositore. Sì, poi Lavrov, essendo un personaggio molto carismatico e probabilmente rimarrà lì saldo al suo posto fino alla fine dei suoi giorni, perché è un personaggio anche molto tenuto in considerazione sia da parte del popolo russo che da parte di chi governa, e quindi per il momento aperture per quanto riguarda l'abolizione dei visti, i raggi in questo momento non se ne intravedono, perché effettivamente un'abolizione selvaggia dei visti porterebbe esclusivamente a un clima deleterio dall'una e dall'altra parte, per cui è una casistica questa qui dell'abolizione dei visti, che rimane un miraggio per le persone per bene, per le persone che magari hanno degli interessi veramente seri nell'uno e nell'altro paese, però è una situazione che non si verrà mai a raggiungere. Allora io cosa posso auspicare di qui in futuro di tutto questo? Io mi auspico che perlomeno le persone coniugate con cittadini dell'altra sponda possano ottenere il visto contestualmente all'arrivo in dogana, senza espletare nessuna pratica burocratica, perché effettivamente ci sono delle categorie, soprattutto se andiamo a parlare dei matrimoni misti, che sono fortemente penalizzate da questa spiacevole situazione, per cui titolari di imprese serie che pagano le tasse nell'altro paese dovrebbero poter ricevere il visto in dogana e dovrebbero altresì poter ricevere il visto contestualmente all'arrivo in dogana anche chi coniugato con cittadino del paese che sta visitando. Vuoi aggiungere qualcos'altro per tanto concludere questa intervista? E io concordo con te, e oltretutto credo che per i coniugati con la popolazione, per i matrimoni misti e per le imprese serie debba essere anche levato il requisito di residenza, per cui
se sei coniugato, se sei o se hai effettivamente un'impresa con cui paghi i soldi in Russia, puoi applicare per il rinnovo del visto in ogni ambasciata nel paese dove in quel momento ti trovi. Credo che potrebbe essere anche questa una cosa importante, perché non si capisce perché è imposto il requisito di residenza anche chi magari può trovarsi in un paese terzo e è sposato, magari si trova chi uomo o donna sposato con marito o moglie russa, non si capisce perché debba essere ancora imposto questo requisito di residenza. Ok, Domenico, io credo di poter chiudere qui questa puntata. Salutiamo tutti i nostri assidui radioascoltatori che ci seguono. Fra un po' è Natale, vi faccio anticipatamente i miei auguri. E Domenico, anche tu vorresti, vuoi che cosa dai al nostro, che messaggio vuoi dare al nostro pubblico che ci segue? Innanzitutto volevo scambiare anch'io gli auguri a tutti e poi mi volevo raccomandarmi.